programma è offerto da Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti alla 27ª puntata di stagione di Calcio di Rigore. Questa sera meno servizio, ascolteremo di più i nostri ospiti presenti qui in studio. Tra poco capiremo chi ci affiancherà in questa trasmissione, ma prima vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Buonasera Valentina Violini. Buonasera a tutti, volevo salutare Matteo Zampini, curatore della nostra pagina Facebook, e ricordarvi il nostro numero WhatsApp 333-6094-299. E raccomando, mandateci tanti messaggi. Ebbene, fatto bene a ricordarlo, salutiamo anche il nostro Matteo Zampini. Allora andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, per il momento due, ma ci sta raggiungendo il terzo ospite. Iniziamo, lo ritroviamo sempre con piacere, l'opinionista Renzo Baldisselli. Buonasera a tutti. Ciao Renzo, la prima volta nei nostri studi un amico della Vis Misano, l'ufficio stampa, Luca Signorini. Buonasera a tutti. Ciao Luca, iniziamo da te. Allora, ieri una partita difficile, bella, spettacolare per certi versi, soprattutto nella ripresa, un 2-2 contro il Nuova Fitte. Magari vi aspettavate qualcosa di più voi, o piuttosto qualcosa di più da Nuova Fitte? Ma personalmente, sinceramente, mi aspettavo qualcosa di più da Nuova Fitte. Ero sicuro che i miei ragazzi potessero fare una gran partita, perché comunque l'avevamo preparata bene. I ragazzi erano tranquilli, anche se erano consapevoli che sarebbe stata una partita importante. E durante il corso della gara, sì, mi aspettavo di poter portare a casa la vittoria, perché stavamo giocando bene, abbiamo giocato bene, e pensavo che ce l'avremmo fatta alla fine. Invece anche le occasioni sono state buone, alla fine un pareggio con la capolista va bene comunque. Senti, in settimana proprio notizia che è arrivata attraverso la federazione, comunicato ufficiale, la rinuncia del Real Miramare a questo torneo. È una rinuncia importante perché comunque proprio il Misano è una delle squadre penalizzate in virtù anche della decisione che ha preso la Lega, quella di assegnare i 3 punti a coloro che dovevano appunto disputare le partite con il Real Miramare. Invece chi ha giocato come voi, chi ha perso addirittura come il Verrucchio, non usufruirà dei 3 punti. Sì, da un lato è giusto, perché comunque il regolamento dice questo ed è giusto che le regole vengano rispettate. E dall'altro chiaramente ci dispiace, c'è rammarico perché vengono avvantaggiate le nostre dirette concorrenti. E vedremo cosa succederà. Sembra che per quanto riguarda i calciatori svincolati ci sia stata una deroga, magari penseranno anche a noi. Vedremo, dopo parleremo anche appunto di quella nuova deroga che ci è stata comunicata proprio addirittura dalla Federazione di Roma, comunicata poi anche proprio oggi o addirittura nella giornata di sabato alla Federazione di Bologna. Renzo, in questo weekend sei stato impegnato nelle Marche, in Emilia Romagna, sei andato a vedere qualche partita, dove sei stato? Veramente diciamo che sabato domenica mi sono dedicato un po' a riporre la famiglia. Oh, finalmente, bravo, mi sto commuovendo. Allora, mentre facciamo entrare il terzo ospite, io direi Stefano, passiamo da te per vedere risultati e classifiche, così diamo la parola alla nostra Valentina Violini. Prego, regia. Corticella Alfonsine 1-1, Massa Lombarda Argentana 1-3, Marignanese Castrocaro 2-0, Classe Cervia 0-0, San Pietro Faenza 1-0, Fiariccione Granamica 0-1, Diegaro Progresso 0-0, Russi Sampa Imola 0-3, Real San Lazzaro Savignanese 0-6. Ecco, rimaniamo su questa schermata anche perché stiamo vedendo appunto il Classe che ha pareggiato, invece la Savignanese addirittura ha vinto con un risultato tennistico per 6-0. Cambia qualcosa soprattutto a livello di classifica, perché la Savignanese ha la possibilità di allungare addirittura di 2 lunghezze proprio sul Classe, e adesso il vantaggio è passato da da più 2 a più 4, quindi questo è davvero un risultato importantissimo. Adesso con te Valentina andiamo a vedere la classifica, così vediamo nel dettaglio quello che io ti ho appena spiegato. Abbiamo in testa con 57 punti la Savignanese, segue il Classe 53, Granamica 50, Alfonsine 47, Fiariccione 46, Castrocaro 45, Diegaro 41,
Corticella Argentana 40, Marignanese 39, Massa Lombarda 36, Faenza 34, Cervia 32, San Paimola 31, Progresso 30, Russi 29, San Pietro 24, Real San Lazzaro 1. Un punto, abbiamo anche affrontato con Luca per quanto riguarda la decisione di Real Miramare, ma anche qui c'è una squadra come Real San Lazzaro che è in difficoltà. Intanto andiamo a presentare il terzo ospite di questa serata, salutiamo perché lo ritroviamo per la seconda volta in stagione, Davide Montanari, allenatore del Duca Ribelle. Buonasera mister. Buonasera, scusate il ritardo, ho trovato un po' di traffico. Non ti preoccupare mister, allora ti chiediamo subito la partita di ieri, una partita particolare, la classifica adesso sorride come non mai, aspettando anche il recupero del Cotignolo. Sì, la partita di ieri è stata dura, lo sapevamo, perché a giocare a Igea, a parte che sono una buona squadra, ci hanno messo in difficoltà anche il girone di andata, e sapevamo che nel loro campo sono una squadra ostica, difficile da affrontare. Infatti il primo tempo è stato... siamo partiti bene noi nei primi 10 minuti, quarto d'ora, poi abbiamo avuto un po' di difficoltà, siamo andati in svantaggio. Secondo tempo i ragazzi sono stati bravissimi perché ci hanno messo l'anima veramente per cercare di rimediare la partita. Oltre ad averla rimediata abbiamo quasi rischiato di vincere alla fine, però diciamo che tutto sommato nella partita il pareggio è giusto, è il risultato giusto. Mi ricordo anche quello che mi avevi detto ad ottobre, giustamente pensavi in virtù della tua squadra che stava avendo un attimo di appannamento, sì. Mi hai sempre detto guarda i campionati si decideranno da marzo in poi, vedendo la classifica questa sera diciamo che quello che avevi tu precisato in quella puntata di ottobre si sta concretizzando nel miglior modo possibile. Tanto vediamo la classifica d'eccellenza e tra poco andremo su Renzo. Rimaniamo sul mister un attimo. Sì, no, assolutamente, si decide tutto adesso, guardavo gli scontri che sono rimasti di quelle squadre che da, secondo me dal Gambetto là in su, togliendo chiaramente il Cattolica perché ormai possono perdere il campionato solo loro, ma non credo che lo perderanno, quindi da noi al Gambetto penso che siamo 8 squadre, se non sbaglio, in 9 punti, togliendo il Gambetto che ha 42, c'è l'altra squadra prima che ha 45, quindi su 6 punti sono 7 squadre, sì, questi scontri qua si decide veramente tutto, la classifica, la graduatoria per giocare i playoff in caso, no, addirittura non rientrare neanche nei playoff. È vero, è vero. Allora, io direi, Renzo, tra poco ti voglio chiamare in causa con la nostra Valentina, prima andiamo a vedere il primo contributo di questa serata. Valentina. Russi contro San Paimola. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. Total Black in casa Russi, notte fonda, si gioca in notturna contro un avversario come il San Pimola che cerca di salvarsi come i falchetti, ma i padroni di casa falliscono clamorosamente il colpo ricavando una sonora sconfitta, 0-3 in finale. Ospiti che partono forte dalla bandierina, arriva questo colpo di testa con il pallone che termina sul fondo. Da punizione invece battuta dai Rani nasce questo rinvio corto che provoca la battuta di Borini, ma il pallone non inquadra il bersaglio. Dal terzo calcio da fermo il San Pimola passa, il colpo di testa vincente è a cura di Federico Visani per l'1-0 ospite. I russi non reagisce, anzi rischia di profondare dopo questa incursione di Alessandrini con Casadio pronto a dire di no, mentre Grimellini dall'altra parte riesce quantomeno a spaventare l'ex Sant'Arcangelo dell'Aria Calderoni. Nella ripresa il San Paimola rischia il raddoppio, tiro a giro di Russomanno, pallone alto, mentre il Russi uscito di scena cerca di illuminarsi sotto i fari del proprio impianto, ma l'unico tentativo arriva da questo pallone conquistato da Gualandi, ma Calderoni blocca. La mazzata arriva da Giuseppe Collino al minuto 65 che rispecchia pienamente la serata dei falchetti, libero di stoppare e di avanzare, con frittata finale di Casadio, 2-0. Manchi Tris, che arriva infine al 90° in contropiede da Musiani, 0-3 pesante, pesantissimo per i russi, retrocesso al terz'ultimo posto della graduatoria, mentre sale al quint'ultimo a meno 3 dalla salvezza diretta il San Paimola, che tra l'altro deve recuperare una gara con la Fini. Ebbene, andiamo a leggere prima anche i messaggi che sono arrivati, Valentina, prima di passare a Renzo. Per Luca Signorini, cosa aspettate a mettere Imola esterno alto a destra? Pensate che copie sulla fascia con Siliquini terzino? Sì, penso che sia direttamente Simone a scrivere, perché è un po' di tempo che ci sta provando a convincere il mister a poter giocare più avanti. Dici? Sì. Forse, prima della fine dell'anno potremo vedere. Senti, lui stasera non dorme di sicuro, glielo vogliamo assegnare a lui il gol, perché vedo quello che sta scrivendo anche sulla pagina. Io personalmente gliel'ho già segnato.
giusto per il tentativo, perché ci ha provato. Poi se il difensore del Nuova Feltri l'ha toccata, per me perché il gol rimarrà sempre di Imola. Gli ha risposto il nostro Matteo, mi ha detto: porca miseria, se inventavi una traiettoria così eri Roberto Carlos. Vedendo il messaggio che ha mandato ci sta tutto, il paragone. Va bene, va bene. Invece è arrivato un messaggio per Mister Montanari. Sì. Un grande abbraccio, un saluto a Mister Momo, complimenti per il campionato fino ad oggi. Firmato AS. Alessio San Martino, ospite di poco tempo fa. Lo salutiamo, sì. Alessio. Ciao Alessio. Ce lo ricordiamo. Ciao. Grazie, Sam. Invece volevo chiedere a Renzo un breve punto sulla giornata con un occhio di riguardo sulle riminesi. Ecco Stefano, facci vedere la classifica così Renzo riesce un attimo anche a inquadrarla, non solo mentalmente, se puoi. Stefano, eccolo qui. Prego, io direi che il campionato di eccellenza ormai con i risultati di ieri sono stati tutti appannaggio della Savignanese e della Granamica, che hanno ottenuto veramente vittorie importanti, purtroppo diciamo in trasferta. Chiaro che la sconfitta della Fioricione ad opera proprio del Granamica, secondo me ormai toglie questa squadra da qualunque posizione. Avevo una speranza in caso di vittoria per puntare almeno al secondo posto, ma nulla toglie che secondo me la Fioricione ha fatto un grandissimo campionato. Un'altra impresa l'ha fatta, diciamo, con grande cuore, con grande nostalgia, ancora la Marignanese. Ieri ha tenuto il suo 16° risultato utile, ha battuto per 2-0 il Castrocaro, una squadra fortissima, anche questa era partita con i piedi giusti, ma l'ultima partita secondo me sta perdendo dei colpi. E ieri purtroppo Santoni e i Carnesecchi hanno fatto okay che la Marignanese ottenesse il suo 16° risultato utile, mentre invece il Classe ieri, praticamente per tenere il passo della Savignanese, è stato costretto a pareggiare in casa con il Cervia 0-0. Chiaro che il Cervia è una squadra che lotta per le cattive acque, per non fondere nei play-off, però chiaro che ancora è lunga per potersi salvare. Però onestamente diciamo che il campionato, la gara di ieri, sono state tutte partite appannaggio della Savignanese e il Granamica. Ormai, secondo il mio punto di vista, il campionato si riduce a tre squadre, vale dire Savignano, Classe e Granamica. Adesso la Savignanese forse in queste partenze, ultime partite, ce l'ha in casa. Sono vaderato quando si riporta il campionato, la Savignanese gioca in casa proprio con il Russo e poi la prossima in casa con il Faenza. E poi c'è lo scontro diretto, Classe, Savignanese. E poi mi sembra, sono vaderato, quando la Savignanese giocherà in casa con, sono vaderato con il Faenza, c'è anche lo scontro in casa Marignanese-Granamica. Vediamo delle belle, però secondo il mio punto di vista queste tre squadre, vedete, Savignanese, Granamica, Classe, se la giocheranno fino alla fine. Però secondo me la Savignanese con quei 4 punti di vantaggio può fare vince quanto campionato. È chiaro che adesso diciamo che la Savignanese ha avuto una grande sfortuna di questo giocatore Brighi, che io ho visto la gara con il Massa Lombardi, si è infortunato e si presume che probabilmente per la stagione sia finita. Chiaramente stiamo parlando di un giocatore che fa la differenza in questa categoria. Renzo, la domanda che tu hai fatto in tutti questi anni ai dirigenti della Savignanese, che erano sempre lì pronti a fare bella figura in questo torneo, però non facevano mai il passo più lungo della gamba, pensi che quest'anno sia veramente la volta giusta per arrivare in Serie D? Io penso che qualunque squadra come la Savignanese, una squadra che ha un settore giovanile molto importante, ha i giocatori importanti, perché c'è un'ottima squadra, io ho visto con il Massa Lombardo, l'ho visto alla Fioricione, una squadra che mi ha veramente impressionato. E poi c'è un tecnico che Farnetto ormai conosce vita i miracoli di questa squadra, mi sembra che non vada errato, sia il 12°, 13° anno che allena questa squadra, ormai meglio di lui non conosce nessuno di questa squadra. Secondo me vincere un campionato è sempre una grande soddisfazione, nessuno rinuncia. Loro adesso ci proveranno, perché buttare via un campionato quando hanno 4 punti di vantaggio a 6 gare dalla termine, onestamente, anche se è un campionato difficile, penso che il Savignano, secondo il mio modesto parere, è avvantaggiato più del Granamica e più del Classe. Sì, sì. E poi, chiaro che se puoi riaprire, c'è lo scontro Classe e Savignanese fra alcune domeniche, lì si potrebbe riaprire il campionato, però onestamente 4 punti non sono pochi di vantaggio. Anche adesso diciamo che le ultime due partite la Savignanese ce l'ha in casa, vale dire con il Rucci e con il Savignano. È un campionato a livello tecnico che ti piace, dato che comunque tu stai dando giudizi su tutti i vari campionati, su tutte le varie categorie? Ma io, a dire la verità, vedo i campionati sia nelle Marche, sono andato in Umbria, sono andato tuttora anche in Toscana, ho visto l'Anghiari, ho visto Parigi. Forse il campionato, quella della Romagna, forse è più tecnico, ma a livello di grinta siamo un po' scarsi solamente, chiaro, questo è quello che manca alla Romagna, manca la grinta, la forza, tecnica c'è, però onestamente, io parlavo anche prima, ho visto le partite di prima categoria, di promozione,
il campionato, il livello è basso, è basso. Specialmente in prima categoria. E il livello veramente. Tu assist. Io non dico che tocchiamo il fondo, però il livello è basso. Tocchiamo l'assist. A livello agonistico. Agonistico, ecco. Io ho fatto 2-3 anni in Umbria, in Eccellenza. Io ho visto l'agonistico è più dura. Io ho visto Langhiari alcune domeniche in campionato, veramente mi ha dato grande impressione. Ho visto il suo Basio, la squadra Umbria, fortissima. Sì. Un forte, non discuto. È chiaro che probabilmente l'anno scorso c'era questo Rimini che faceva palla da padrone. Va bene, Eccellenza, sì, però differente. Adesso se andiamo a vedere, leggiamo anche le formazioni, né che il campionato la Romagna sia veramente tanto. Quindi Luca, te lo posso dire, prima lo dicevamo a telecamere spente, il Misano può tranquillamente ritornare in Eccellenza, seguendo adesso, il discorso... Dipende da degli anni, però... Per quello che ho potuto vedere e notare in questi ultimi anni, il livello del calcio a livello di Eccellenza si è abbassato. Si è abbassato di molto. E invece Luca, a te ti volevo chiedere, è più difficile la prima categoria di quest'anno o dello scorso anno? Perché tecnicamente Renzo l'ha detto e molti sono d'accordo con lui che il livello è un po' sceso rispetto allo scorso anno. Sì, il livello sembra essere sceso leggermente, lo testimonia il fatto che comunque bene o male siamo ancora tutte lì. E dare un giudizio generale su tutte le squadre chiaramente non è semplice. L'anno scorso sicuramente c'erano delle compagini che facevano la differenza sia a livello tecnico che a livello agonistico. E per rispondere un po' a Renzo, sinceramente preferisco il calcio, quello giocato, quello un po' più tecnico. Mi piacerebbe che risaltasse un po' più quello, che è l'agonismo che troviamo nelle altre regioni. Però si scalda in tribuna e anche negli studi. Non è di quello, però diciamo onestamente, nelle altre regioni c'è tecnica e c'è soprattutto anche agonismo. Sì, sì, quello agonismo, assolutamente. C'è anche tecnica, mentre invece in Romagna c'è tecnica però non c'è agonismo. La cosa Luca, è diversa. Tu che sei in panchina, cerca di dare due cazzotti in più. No, e poi io guardo anche le statistiche, vediamo queste difese, subiscono 20, 30 gol, 20, che 40, che 15. Ma stiamo scherzando. Vuol dire che le difese non ci sono. Le difese, il campionato si vincono quando sono le difese forti. Poi il mister qualcosa saprà. No, questo, quando non subisci tu arrivi lontano. Adesso voglio sentire proprio il mister, ma prima con te Renzo, chiudiamo il cerchio riguardante l'Eccellenza. Andiamo a vedere con Valentina e con il nostro Stefano Papini il prossimo turno che si giocherà il 28 di marzo. Prego Valentina. Alfonsine Cervia, Gran Amica Classe, Castrocaro Corticella, Argentana Diegaro, San Paimola Fiariccione, Faenza Marignanese, San Pietro Massa Lombarda, Progresso Real San Lazzaro, Savignanese Russi. Da non sottovalutare l'incontro in casa della Savignanese, perché Russi, come visto dal servizio, si gioca il tutto per tutto. Ieri ha preso una scoppola 3-0 in casa contro il San Paimola, che l'ha superato in classifica. Quindi non è facile come gara, Renzo. Ma è chiaro che la gara più difficile è chiaramente Gran Amica Classe. Ah, ho detto, probabilmente quello big match. Quello è il big match da Almini, che è chiaro la Gran Amica deve assolutamente vincere per poter sperare perlomeno per arrivare a seconda, che significa gli spareggi nazionali. Tutto sempre qua. Se poi ci saranno i ripescaggi, perché ricordiamo appunto quello che è successo. E poi la Gran Amica, se non vado errato, la domenica dopo il Classe, ha una trasferta difficile proprio a Marignano, che il Marignano oggi in questo momento secondo me è la squadra più forte del momento. Mi trovi d'accordo. Ha fatto 16 risultati utili, poi c'è un tecnico preparato come Lilli, che lui secondo me è uno dei migliori tecnici d'eccellenza, che c'è in circolazione. Ha fatto bene anche a Torconca l'anno scorso, perciò la Marignanese, poi la Marignanese è una squadra molto molto giovane. Allora Renzo, io direi adesso andiamo ad ascoltare anche il mister, poi mi dirai tu qualche dettaglio in più su questo campionato, perché ci spostiamo in promozione Romagna, per l'esattezza girone D. Andiamo a vedere con il nostro Stefano Papini risultati e classifiche anche con la tua collaborazione Valentina, prego. Pietracuta Bellaria Egea Marina 7-0, Egea Marina del Duca Ribelle 1-1, Football Cava Gambettola 1-1, Stella Giovane Cattolica 0-0, San Pierana Reno 2-0, Calcio Cotignola Ronco del Vice Forlì 0-2, Savarna Savio Calcio 0-0, Reda Torconca 3-1, Gatteo Tropical Coriano 1-3. Andiamo a vedere la classifica, Valentina. Abbiamo in testa la Giovane Cattolica 60 punti, segue del Duca Ribelle 51, Torconca 50, Calcio Cotignola 49, Pietracuta 48, Tropical Coriano 47, insieme a Ronco del Vice. Reda 45, Gambettola 42, Reno Stella 38, Egea Marina 37, Football Cava 36, Savanna San Pierana 32, Gatteo 18 e Savio Calcio 18, Bellaria Egea Marina 3.
Quindi questo girone ricordiamo per l'appunto che ci sarà il recupero del big match tra Cotignola e Pietracuta che potrebbero decisamente cambiare la classifica. Voglio dire una cosa che prima che mi dimentico, forse il mister sarà anche d'accordo, anche qui l'amico. Chiaro che in questi campionati di promozione, di eccellenza, di prima categoria, sì, soprattutto, il mio modesto parere, non è bello come gioco, ma è anche passato come risultato. Perché in ogni categoria c'è la sua squadra indecapata, vediamo così. In eccellenza c'è il Piano San Lazzaro, addirittura è meno uno. Beh, è partita dire, con il punto di penalizzazione. Penalizzazione. Sì. Andiamo in promozione, c'è un Bellare che ha subito 121 gol, ma stiamo scherzando. In prima categoria c'è il Real Miramare che si è tolto dal campionato, l'hanno generato. È successo anche in Lega Pro che Modena, voglio dire, Vicenza, sono campionati alquanto un po' falsati, tutto sommato. Non è la bellezza che il campionato sia veramente bello. Mister Montanari, allora abbiamo affrontato prima l'eccellenza con dicendo appunto del San Lazzaro, anche un suo parere per quanto riguarda per l'appunto il campionato che la riguardano, i Bellaria sappiamo un po' le difficoltà e tutto. Ieri Valentina prima leggeva un risultato su tutti che spicca, Pietracuta Bellaria 7-0, una partita l'hanno persa addirittura 9-0 in casa con i Torconca. Ecco, soprattutto in questo momento che si decidono i campionati, sono risultati un po'... Posso usare il termine di Renzo, passati. Sì, beh, chiaramente se lo vai a incontrare adesso il Bellaria, diciamo che magari, cioè, vedendo la classifica si sa, li ha persi quasi tutti, ha fatto un punto solo. Quindi il risultato alla fine non dovrebbe cambiare, perché anche chi l'ha incontrato all'inizio ha vinto. Però diciamo che gli stimoli, le motivazioni dei giocatori del Bellaria all'inizio del campionato magari erano una cosa, adesso diciamo che ormai... Lasci anche andare perché fai fatica, ormai non c'è più possibilità di salvarsi. Ti dico che però nonostante tutto è una squadra che ci prova lo stesso, va in campo, non è rinunciataria. Noi credo che a Bellaria siamo stati una delle squadre che ha fatto più fatica. Sì. Il primo tempo stava 0-0, i giocatori erano abbastanza nervosi perché ancora non sono riusciti a sbloccare il risultato. Però a livello mentale non è una partita lo stesso facile da affrontare, perché quando credi o pensi che sia facile giocare contro quella che in teoria perde in partenza, magari vai con l'approccio sbagliato la domenica e ti cominci a creare dei problemi già da solo. È chiaro che adesso come adesso il Bellaria non può più chiedere niente dal campionato, vanno in campo, giocano spensierati, e chi invece la partita la deve giocare perché ha quei tre punti che sono importantissimi, magari deve essere bravo, come dicevo prima, ad avere l'approccio giusto. L'approccio giusto, sono d'accordo. Mister, se c'è qualche rammarico in virtù del campionato giocato fino a questo momento, di qualche risultato che magari si aspettava diverso, no? Da quello che poi è stato concepito sul campo. Ma noi paradossalmente siamo secondi in classifica e abbiamo buttato via, o meglio, li hanno guadagnati contro di noi le squadre che sono in bassa classifica. Sì. Noi abbiamo perso in casa con Savarna, abbiamo pareggiato col Gatteo, abbiamo pareggiato l'altra domenica con la Sampierana, ci sono state altre partite che abbiamo, col Bellaria stesso abbiamo vinto 2-1 mi sembra alla fine e facciamo fatica, però è a testimonianza proprio che comunque il calcio è bello per quello, non c'è niente di scritto prima, ci sono solo delle aspirazioni che tutto quello che devi fare lo devi dimostrare in campo. Io credo, sono uno di quelli che crede che alla fine del campionato i numeri, i valori si equivalgono, quindi quello che abbiamo è quello che ti meriti. Pensare adesso che potevi fare qualche punto in più con quella che magari adesso vedi in fondo alla classifica, lascia il tempo che trovo, lo devi fare quando è il momento. Probabilmente avremmo anche, noi abbiamo guadagnato qualche punto dove magari non ce lo meritavamo. Noi abbiamo fatto due gran bellissime partite con la prima in classifica, sia a Cattolica che in casa. Abbiamo sfruttato al massimo le occasioni che abbiamo creato, abbiamo fatto 6 punti su 6 col Cattolica, però se ti dico che erano tutti meritissimi magari non è vero. Quindi alla fine le cose si equivalgono e ti prendi quello che ti sei guadagnato durante l'anno. Bene, allora adesso ci fermiamo un attimo, cosa andiamo a vedere Valentina? Andiamo a vedere la sintesi di Stella contro Cattolica.
Mettiamola così, un pareggio che accontenta tutte e due le formazioni, vedendo le azioni salienti di questo servizio, un punto che fa felice Cattolica che compie un altro passo verso la promozione, un punto che fa felice la Stella che ne compie un altro per la salvezza. Seguiti da un nutrito numero di supporters, il Cattolica non esprime la sua gara migliore di stagione. Il campo della Stella, tenuto a lucido come giusto che sia, dato che è un sintetico, è avverso per tutte le compagini di questo girone e anche la capolista saggia tale palcoscenico. Anche se i giallorossi partono col piede giusto, traversione dalla destra per l'incornata di Delia, che manda alto. La Stella risponde con un'azione manovrata che si conclude con questo colpo di testa di De Martino che termina tra i guantoni di Andreani. Riccardi reca qualche brivido qualche attimo dopo questo tiro cross senza fortuna avvenuto dalla distanza. Da rimessa laterale nasce invece l'ultima azione saliente di questo primo tempo con un traversone al centro sul quale Casolla è abile difensore, sventando così un pericolo maggiore. A inizio ripresa, il Cattolica si rende subito pericoloso, ma Brighi non riesce a sfruttare un rigore in movimento, alzando la mira. La partita non reca occasioni limpide, la Stella si spinge in fase offensiva con Greco, il suo cross crea qualche grattacapo alla difesa ospite, che allontana in qualche modo. Sul versante opposto, dall'angolo, il Cattolica scalda i guantoni a Temerolli, che blocca questo colpo di testa innocuo, mentre sul fine di gara, Gaido, lanciato in profondità, non inquadra il bersaglio. L'ultima occasione è per Bomber Pasolini, ma il centravanti in girata spedisce alto. 0-0 in un pomeriggio dove si è visto poco spettacolo, ma due squadre col minimo sforzo hanno provato a superarsi, dandosi così la buona Pasqua in anticipo. Ieri il nostro Giacomo Alpini, mister, ha recuperato qualche dichiarazione anche dei dirigenti del Cattolica, dicendo che è difficilissimo giocare in quei campi come appunto quelli della Stella con l'erba sintetica, eccetera, eccetera. Confermo. Stavo per fare questa domanda, appunto volevo sapere se le difficoltà fossero state simili, se anche una squadra tecnica come il Cattolica si può trovare ovviamente in difficoltà, perché abbiamo visto che è stata una partita provata a giocare da ambedue le formazioni, ma non è stato il solito Cattolica, insomma. No, ti dico che è difficile, cambia proprio la partita, perché se sei abituato a giocare in un campo con dimensioni grandi, vai a giocare in uno piccolo, sintetico, diciamo che di norma quella che la squadra che si difende o che ha meno individualità a livello tecnico è più avvantaggiata, si difende meglio in teoria, poi chiaramente la partita ha tutta una storia a sé, però ti confermo che il campo di Stella a Rimini è uno di quelli più insidiosi, perché poi non sei abituato a giocare, pochissime squadre sono abituate a giocare costantemente sul sintetico. Sì. E quando passi dall'erba sintetico sembra una cosa buttata lì, ma cambia tantissimo. E poi soprattutto le distanze del campo ti limitano. Cioè, noi siamo abituati a giocare in un campo che è immenso, Castiglione di Ravenna. Andare a giocare in un campo ti cambia veramente tutto. Ti cambia. È vero, Castiglione di Ravenna, infatti, mi ricordo perfettamente. Non è sicuramente il campionato, i punti che hanno fatto per il merito del campo. Ci sta anche la squadra che ha i suoi meriti, per amor del cielo, però ti cambia veramente la partita. Un cambio del genere. Mister, io invece le faccio una domanda alla Baldisseri, ma vedendo la classifica questa sera, supponiamo che comunque il Cattolica riesca ad andare su e Del Duca possa arrivare secondo, cosa che le auguro, toccando ferro, eccetera, eccetera. Tramite ripescaggi voi sareste pronti nell'eventualità per l'eccellenza? Ma io credo che dalla promozione all'eccellenza non ci sia tutto sto... parlo magari a livello economico, a livello di... anche sì, trasferte, arrivi nel bolognese, non è che arrivi... tanto è molto molto maggiore dall'eccellenza alla Serie D il passo che devi fare. Cioè, quando si parlava prima si è pronti o non si è pronti, la Serie Milanese è sicuramente una società che è pronta a fare il salto, però cambia tantissimo, perché il campionato di Serie D è tutto un altro mondo. L'ho fatto tanti anni, un conto è giocare in eccellenza, un conto è giocare in Serie D. Noi saremmo pronti sicuramente, poi l'importante è non fare il passo più lungo della gamba, perché credo che una buona squadra di promozione ritoccata con testa, non buttando via quattrini a destra e a sinistra o pensando di andare a prendere chissà che cosa, devi avere già un'inquadratura dall'anno prima, una buona squadra di promozione ritoccata nei giusti posti, possa fare anche la sua figura in eccellenza, che non vuol dire andare a giocare il campionato, vuol dire cercare di salvarsi dignitosamente. Sì, mi trovo d'accordo assolutamente, mister. Tra l'altro era il discorso che Luca facevamo io e te poi prima a telecamere spente. Io volevo andare a vedere con te, Valentina, il prossimo turno con la collaborazione di Stefano Papini. Poi volevo fare una domanda a Renzo, ricordando che poi andremo ad affrontare anche la promozione marchigiana, perché c'è stata l'inaugurazione di un nuovo campo proprio a Gabice Gradara, la società che vede protagonista la nostra collega Veronica Lisotti. Prego.
Bellaria e Gemarina Football Cava, Reno, Gambettola, De Luca Ribelle, Gatteo, Torconca e Gemarina, Savio Calcio, Pietracuta, Calcio Cotignola, Reda, Giovane Cattolica, San Pierana, Tropical Coreano, Savarna, Ronco del Vice Forlì, Stella. Beh, sicuramente per il Del Duca un avversario come il Gatteo, che sta facendo molta fatica in questa stagione, una classica partita da non sottovalutare, fattore mentale, giusto mister? Vedo che domenica, ad esempio, ha giocato nelle file del Gatteo Paganelli. Sì. Quindi in teoria loro ci credono ancora, perché altrimenti andare a prendere un ragazzo che gioca nel campionato sammarinese, che è di categoria superiore, vuol dire è una che... squadra che è cambiata ultimamente nel proprio gioco e sta avendo anche un po' di sfortuna, devo dire la verità. Partite perse per 4-3. Infatti è una di quelle squadre che noi all'andata ci abbiamo messo in difficoltà. Sarà il turno infrasettimanale, si gioca di sera, noi dovremo anche andare in trasferta a San Zaccaria perché non abbiamo l'illuminazione. Esatto. È come ti dicevo prima, è una partita da affrontare a livello mentale nella giusta maniera, come se giocassi contro una diretta avversaria per andare nei playoff. Quindi non devi pensare perché penultimo, terzultimo in classifica sia facile, assolutamente. Chiaro che guardando qualche scontro che c'è, solo sulla carta, solo sullo schermo che ho visto, potremmo avere qualche cosa di vantaggio, ma è tutto da guadagnare. Esatto. Bene Renzo, tieniti pronto perché adesso tra poco ti voglio chiamare in causa, ma prima devo fermarmi un attimo, mi fanno già segno dalla regia, ci fermiamo 3 minuti esatti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo, grazie. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare con Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso e griglia petrolavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al kamut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Sì.
Lorenzo, allora entriamo in studio, tra poco ci dirai qualcosa in più della promozione marchigiana sul Gabice, periodo difficile, ci dirai anche il tuo parere per quanto riguarda il cambio d'allenatore eccetera eccetera, però prima adesso andiamo a sentire te per questo campionato che hai visto tantissime partite quest'anno insieme a Luca. Prima categoria Girone H con il nostro Stefano Papini e la nostra Valentina Violini, andiamo a leggere risultati e classifiche, poi voglio sentirvi entrambi. Ecco qui. Si è giocata ieri la giornata. Verucchio, Alta Vancolca 2-0, Miramare, Bagno di Romagna 0-0, Athletic Poggio, Bacchia Cesenatico 0-2, Sant'Ermete, Colonnella 1-0, Real Miramare, Granata 0-3, Morociano Calcio, Iulo San Clemente 2-2, Valle Savio Riccione 2-1, Vis Misano, Vis Nova Feltre 2-2. Andiamo a vedere la classifica, cara Valentina, dopo l'ultimo turno, che non cambia molto per quanto riguarda i colori del Nova Feltre, ma cambiano più che altro per le inseguitrici. Prego. E Vis Nova Feltre 41, Sant'Ermete 37 insieme a Morciano Calcio e Athletic Poggio, Verucchio 36, Alta Valconca 34, Valle Savio 32, Real Miramare Vis Misano 31, Riccione Granata 30, Bacchia Cesenatico 29, Bagno di Romagna 19, Colonnella 18, Miramare 17, Junior San Clemente 16. Allora Luca, è un campionato sicuramente molto livellato per quanto riguarda la zona playoff, tu dicevi giustamente la prima in classifica non riesce a sfuggire alle altre, adesso recupero permettendo, quanti recuperi ci sono in questo girone? Tu adesso stesso? Ne abbiamo due. Nel giro di un paio di settimane abbiamo i due recuperi delle due giornate che abbiamo saltato, quindi giocheremo mercoledì e poi si rigioca anche mercoledì 11 aprile, sì. Se non sbaglio. Tra l'altro quindi, in notturna, molte partite sono state fatte tutte sì, in notturna. Sì, esatto. Quindi è un campionato che c'è stata qualche sorpresa per te rispetto all'ultimo torneo dove eravate stati protagonisti anche voi arrivando fino in fondo ai playoff? Sì, era, beh, quest'anno non era partito benissimo il Verucchio, ma si è ripreso alla grande e sta facendo risultati in continuazione. Le altre, bene o male, erano quelle che ci aspettavamo, che potessero giocarsi il campionato. È chiaro, ci si aspettava anche Real Miramare là davanti e ci si aspettava che arrivasse a fine campionato. Sono stati esclusi, adesso si vedrà cosa succede. Noi siamo ancora, se non sbaglio, a 6 punti dai playoff. Chiaramente continuiamo a crederci fino alla fine, anche perché questo è il volere del gruppo, questo è il volere della squadra. Qualche punto in più però lo potevate fare. Qualche punto in più lo potevamo fare, sì, abbiamo fatto tanti pareggi, anche con le dirette concorrenti, però va bene, alla fine siamo una squadra giovane, diamo spazio ai ragazzi e ci può stare che a volte magari non siamo riusciti ad agguantare la vittoria. Però lo spirito è sempre quello giusto, la voglia è sempre quella giusta anche durante gli allenamenti in settimana. Abbiamo voglia di fare bene, i ragazzi hanno tanta voglia di crescere, seguono il mister che tra l'altro è una persona fantastica e quindi siamo tutti uniti, è chiaro adesso. Speriamo di arrivare più in alto possibile e perché no, di andarci a giocare i playoff e quest'anno speriamo che vada meglio dell'anno scorso, però... Ti ha sorpreso più il Poggio, il Valconca oppure il Nova Feltre per il campionato che stanno facendo? Allora, dal Nova Feltria me lo aspettavo, quindi secondo me già dall'inizio della stagione ci si aspettava che il Nova Feltria fosse là davanti. E forse quello che mi ha stupito di più è stato l'Alta Valconca. Sì. È in una buona posizione e anche l'Athletic Poggio, che comunque è arrivata quest'anno ed è già seconda, sì. Anche se nelle ultime partite non ha fatto benissimo, si ritrovano in 3 appaiate. Al secondo posto, si può dire, visto che sono tutte a 37 punti. Poi Luca, ne parlavamo prima appunto di giudizio, poi Renzo, qui ti voglio assolutamente sentire dopo il servizio di Nova Feltria. Addirittura si rigiocherà la gara Bagno di Romagna Valconca perché l'arbitro ha ammesso un errore tecnico fatto proprio da lui, quindi anche l'Alta Valconca potrebbe rientrare, addirittura stasera lo vedo al quinto posto, sesto posto in classifica, potrebbe, se vincesse, andare addirittura al terzo posto. Sì, sì, può rientrare tranquillamente nei giochi dei playoff e ci possiamo stare tutte. Beh, se l'arbitro ha messo il suo errore, potrebbe essere una delle prime volte, vuol dire che stiamo facendo dei passi in avanti. Ci stiamo commuovendo, adesso lo facciamo in diretta che ci sta seguendo davanti al teleschermo, A Imola li rinnoviamo il contratto per l'anno prossimo, così è tranquillo. Imola è sempre benvenuto a Misano. Imola a Misano può rimanere una vita. Imola è incedibile, quindi. Imola è incedibile, ovvio. Quindi Imola, spero di averti fatto contento e sentito il vostro ufficio. Fosse per me, i ragazzi rimarrebbero sempre da noi. Mi fa piacere. Non mandiamo via nessuno, anzi,
Cioè, sono diventati una famiglia, quindi... No, l'ho visto ieri, ho avuto modo di vedere ieri Valentina, hanno un bellissimo gruppo, tra l'altro un bellissimo impianto, e i dirigenti, cosa non da poco, in queste categorie sono veramente educati. Quindi complimenti anche a Luca da parte nostra alla società. Grazie. Lorenzo, tieniti buono perché adesso ti faccio vedere le immagini e poi ti voglio interpellare per due cose. Prego Valentina. Ultima sintesi della serata, Vis Misano contro Nova Feltria. La Marcorda non aiuta. L'ultima volta in Nuova Feltria sul campo del Vis Misano perse per 3-1. Nonostante alcune assenze di rilievo, la Vis Misano gioca una partita con coraggio, creando grattacapi alla capolista che ha la bravura di rispolverare dal cappello magico Mattia Stefanelli, tornato al gol dopo un lungo digiuno, e di ristabilire la parità aggrappandosi anche alle parate del proprio portiere Semprini, costretto ad alzare bandiera bianca per un rigore e per una torrete. Dopo 20 minuti di attenzione, il primo vero squillo arriva al 22esimo. Punizione di Meluzzi. Lauro inciampa sulla caviglia dell'ex San Marino a Mantini e per l'arbitro trattasi di rigore. Il replay ci mostra proprio il contatto tra i due centrocampisti in maglia numero 8 dagli 11 metri. Urbinati, fredda così, Semprini. In Nuova Feltria non ci sta. Da una punizione di Rinaldi nasce un parapiglia in area di casa. Con la prendo io, la prendi tu, batti e ribatti con un nulla di fatto. Da rimessa laterale, il Misano torna a farsi pericoloso. Imola appoggia per Torsani, battuto di prima intenzione. Semprini blocca senza difficoltà. Al 35esimo, nuova punizione per il Nuova Feltria. Farà Begoli scodella questo pallone pescando la rete Stefanelli, che trova coordinazione, porta, ma Batani è pronto a rifugiarsi in corner. Un minuto dopo, Stefanelli è ancora protagonista. Viene lanciato in profondità, trova però solo l'esterno della rete. A 46esimo Stefanelli viene toccato da Siliquini. Il replay a nostra disposizione lascia a voi spettatori interpretare il giudizio arbitrale. Con questo episodio si chiude il primo tempo. Ripresa più avvincente e molto più bella. Stefanelli spizzica il pallone di testa per la corrente Gori, che ha la pecca di fare quel saltello di troppo che penalizza la sua conclusione, con Batani bravo a prendersi gli applausi del proprio pubblico. Il contropiede, l'ottimo Rubinati, favorisce Laro alla conclusione, che viene ribattuta sul proseguimento dell'azione. Torsani spara in bocca a Semprini. Il pareggio arriva al minuto 13 della ripresa. Il pressing di Radici è efficace. A Mantini sbrana palla e serve in corsa dall'altra parte Stefanelli, che stoppa la sfera bucando le mani al Batani per il momentaneo pari. Ritorna gol per l'ex San Marino. Neppure il tempo di festeggiare, che dall'angolo Imola pennella una traiettoria sporcata dall'involontaria deviazione di Mamutai. Per il centrocampista trattasi del secondo autogol dopo quello col Morciano in stagione. Sfortunato. Il Misano vola sulle ali dell'entusiasmo. Torsani chiama la deviazione di corner Semprini, che tira a galle i suoi. Nel frattempo il neoentrato Baldinini crea scompiglio come del resto Sebastiani. Appoggio per Gori, tiro di quest'ultimo sporcato proprio da Baldinini. Pallone fuori. Il contropiede Pironi spara addosso a Semprini, che distinto di piede respinge. L'azione prosegue con un nulla di fatto. In Nuova Feltria poi viene a pareggio. Poco dopo Sebastiani lancia Baldinini, spalla alla porta, protezione del pallone e arriva in volata di Stefanelli, steso da Fratennali. Calcio di rigore. Il replay a disposizione ci mostra proprio il contatto che avviene tra il numero 5 di casa e il giocatore in maglia numero 9 del Nuova Feltria. Da dischetto il tiro di Rinaldi bacia prima il palo per poi saccarsi in rete. 2-2. Il Misano nel finale rischia per la terza volta il nuovo vantaggio. Torsani va alla battuta, Semprini respinge sui piedi Urbinati, che a botta sicura trova Raffaelli a negargli la gioia del gol con un prodigioso salvataggio. Il replay non mostra appieno il salvataggio, che vale quanto gol per il Nuova Feltria. Nel finale saltano i nervi, l'allenatore Bucci viene allontanato dal direttore di gara. Lo stesso allenatore polemizza con la tifoseria avversa prima che anche Meluzzi, dalla panchina, era uscito tra l'altro nel corso della ripresa, riceva il giallo per proteste. Termina qui una gara vincente, specie nella ripresa, la faccia degli assenti, con buona pace di tutti. In Nuova Feltria dopo il Natale si regala anche la Pasqua da capolista. Ebbene, rientriamo in studio. Ti faccio intervenire Renzo, perché tu l'avevi detto qualche mese fa, in Nuova Feltria ha bisogno dei gol di Stefanelli. Ieri Luca, paradossalmente, in telecronaca, poi io, essendo molto amico di Mattia, l'ho preso un po' in giro. È tornato a gol dopo un po' di mesetti, l'ultimo gol, tra l'altro, se non sbaglio, l'aveva segnato proprio l'andata contro di voi, quello che decise il match. Sì, match. Ieri ha fatto una gran partita, confermerai Luca tu, si è visto, purtroppo. Si è visto anche l'apporto di un altro ex giocatore del San Marino importantissimo come Mantini. Allora la mia domanda è questa: se stanno in forma questi due qui, secondo te Nuova Feltria arriverà fino in fondo? Ma io l'ho sempre detto, sia Mantini sia Stefanelli sono giocatori di altre categorie. A Mantini l'ho conosciuto, ha giocato in Serie C, l'ho avuto anche a Pian de Meneto, ha giocato, ecco, è un giocatore che fa la differenza, è un centrocampista, diciamo, alla Brighi, è un giocatore che dove c'è il pallone c'è lui. E probabilmente i giocatori come Amantini tutti i mister li vorrebbero in squadra, perché veramente dà vita e dà tutto. Stefanelli è un giocatore che tutti conosciamo, è un attaccante fortissimo,
però un attaccante come Stefanelli non può fare una gara bella ogni due mesi. Tu ti aspetti molto di più. Mi dispiace dirlo, ma uno, la società non pretende che un giocatore si faccia vivo ogni due mesi, una volta al mese. Un attaccante come Stefanelli, la società, i dirigenti, i tifosi, da lui aspettano i gol. Ecco, e se non è che ieri ha fatto una grande partita, e sono contentissimo, però quella gara che ha fatto ieri, probabilmente i dirigenti tifosi lo vorrebbero tutte le domeniche. Questo sono d'accordo, si aspettano molto. Questo, la Stefanelli aspettano qualcosa in più. Adesso è chiaro che il nuovo Feltri con questi 4 punti di vantaggio e con una gara da recuperare potrebbe andare a 4-7, probabilmente, e come ho detto prima, probabilmente solo il nuovo Feltri potrebbe perdere questo campionato, perché il nuovo Feltri, andiamo a vedere, c'è anche i giocatori, Brigliadori, mi sono vado. Farabegoli, Amantini, Stefanelli, Baldinini, il portiere Semprini, un tecnico come Achille Fabbri, che ha sempre allenato a livello di eccellenza. Ma cosa gli vuoi dire stasera a Fabbri che ti sta guardando? Cosa gli vuoi dire? Io ho detto che se sbaglia il campionato se lavorano alla coscienza. Che bello augurio che gli dà. Questa è espressione. Domani vi sgrido, lo dico già. Lo voglio bene, lo dico perché sono convintissimo che lo vincerà, anche perché le squadre che secondo me che sono dietro, vale dire, vedi il Poggio Berni, vedi Morciano. Il Morciano, stanno perdendo dei colpi. L'unica società che adesso che le potrebbe dar fastidio è questo Verucchio, che secondo me alle dette lavori era uno delle favorite di questo campionato, onestamente. Però ricordo che il mio punto di vista, questo Sant'Armete, che veramente è la sorpresa di questo campionato. Però onestamente quello che mi ha deluso tutto nell'arco di questo campionato probabilmente è il Verucchio, per l'organico che ha, però adesso si sta riprendendo e se la gioca per entrare nei play-off. E vedremo fino alla fine. Chiaro che adesso queste ultime 5 partite il nuovo Feltri deve lottare i denti, però a 6 gare dal campionato, 6 gare dal termine, con una gara da recuperare che potrebbe andare più 7, perché incontra San Clemente, chiaro che diciamo la società ha tutto. E poi, onestamente, lo dico sinceramente, Nuova Feltri c'è un pubblico esigente, un pubblico sempre ogni domenica dalle 200-300 persone, è una città seria, probabilmente forse merita anche questa piazza, vuol dire vedremo, la promozione. Se dopo 22 anni... E poi, come ho sempre detto, un campionato quest'anno di prima categoria, bellissimo, a parte il gioco, perché vedere a Rimini 11 squadre, tutte riminese, ogni domenica è un derby. È uno dei più belli campionati, secondo il mio modesto parere, vedendo le piazze, degli ultimi 5-6 anni. Vedendo le piazze, sì. Renzo, andiamo a vedere il prossimo turno con te anche, Valentina. Prego, Stefano Papini. Vai. Miramare, Alta Valconca, Verucchio, Atletico Poggio, Granata. Derby, questo è un derby, sì. Interessante. Vai. Granata, Bagno di Romagna, Sant'Ermete, Bacchia Cesenatico, Junior San Clemente, Colonnella, Morsano Calcio, Riccione, Valle Savio, Vismisano, Real Miramare, Vis Nuova Feltria. Sì, qui ricordiamo appunto la sentenza con il comunicato ufficiale uscito mercoledì scorso per quanto riguarda la federazione. Se mi permetti, io voglio fare una domanda all'amico qui presente. Vai. Il Misano ha una storia calcistica invidiabile. Ha fatto l'eccellenza, ha lottato ad andare anche in quarta serie, è andato in finale addirittura con un Vaderato una volta o due, nel finale nazionale di Juniores. Abbiamo vinto il campionato nazionale. Avete vinto, veramente avete dietro una storia calcistica veramente importante. Come questo calo così in fondo? Se in fondo poi no, però questo calo pauroso c'è stato dalla società ai tifosi. Cosa è successo a Misano? Ma non c'è un qualcosa che è successo, sinceramente. È stata una presa di coscienza, abbiamo preso una decisione. Dovevamo decidere se andare avanti e spendere soldi per una prima squadra, che a mio parere erano soldi, non dico buttati, però spesi male, oppure investire sul settore giovanile. E sinceramente abbiamo preferito investire sul settore giovanile, che è quello che ci dà le soddisfazioni maggiori. È chiaro, ci piacerebbe tornare su piano piano, ma lo vogliamo fare con i nostri giovani e lo vogliamo fare con le nostre forze. E sinceramente spendere i soldi che si dice che vengano spesi all'interno del campionato di prima categoria non fa per noi.
E mi trovi d'accordo, bella scelta. Intanto andiamo a vedere adesso la promozione marchigiana. Noi facciamo un piccolo riepilogo dell'ultimo turno che si era giocato con tante gare rinviate. Lo facciamo per gli amici che ci seguono da Gabice, prego. Nuova Real Metauro Camerino 0-1, Porto Recanati Senigallia rinviata, Olimpia Marzocca Filotranese rinviata, Sassoferrato Lauretina rinviata, Gabice Gradara Moglie Vallesina rinviata, Passatempese Mondolfo 2-0, Cantiano Calcio Osimana 0-1, Valfoglia Villa Musone 2-0. Andiamo a vedere la classifica proprio dopo questo turno, prego. Camerino 41 punti, segue solamente a un punto di distanza Sassoferrato a 40, Porto Recanati Filotranese 38, Valfoglia Mondolfo 37, Osimana 36, Olimpia Marzocca 35, Senigallia 34, Lauretina 29, Passatempese 28, Gabice Gradara Villa Musone 25, Cantiano Calcio 22, Moglie Valesina 16, Nuova Real Metauro 11. Ebbene, ieri Gabice Gradara, ne parlavamo un poco prima, poi c'è qualcuno che da casa ci chiede anche del nostro Giacomo, ritornerà lunedì prossimo, lunedì dopo Pasqua, tra l'altro saremo in onda, ha presentato finalmente un nuovo campo dove allenarsi, un campo in erba sintetica inaugurato proprio a fine settimana. La nostra Veronica Lisotti ha realizzato questo reportage per noi. Servizio. Forno D'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 5098. Il presidente dell'SD Gabice Gradara, Gianluca Marsili, presenta a Gabice Mare il nuovo campo in sintetico, 60 metri per 100 di ultima generazione, fiora all'occhiello di un impianto di pregio che vanta campo 11 erba naturale, calciotto sintetico, campo 3 e molto altro. Inaugurazione ufficiale prevista per venerdì 30 marzo, ore 16:30, grazie alla collaborazione del comune di Gabice Mare, le parole del patron rossoblù. Beh, diciamo che oggi è la parte forse più gratificante del mandato di un presidente, anche perché si va a inaugurare un impianto importantissimo per la nostra società che rappresenterà una risorsa in più da mettere a disposizione dei nostri ragazzi di chi frequenta la struttura, ma anche la possibilità per la società di creare nuovi business. Vediamo anche adesso nel prossimo weekend, che poi vedrà anche l'inaugurazione ufficiale del campo, un evento importante con la partecipazione di 74 squadre, quindi arricchire quella che è l'offerta tecnica, la struttura, anche per l'ubicazione geografica in cui Gabice si trova, sicuramente una grande possibilità per il futuro. A livello calcistico e per le attività della nostra società sicuramente un impianto fondamentale, soprattutto per consentire un'adeguata organizzazione degli allenamenti e anche delle attività che tutti i giorni vediamo qua al campo. Non dimentichiamo che abbiamo oltre 200 bambini e quindi insomma, poter offrire oggi una struttura come questa è sicuramente per noi motivo di soddisfazione, perché sappiamo quelli che sono i sacrifici fatti in passato, è sicuramente una grande opportunità per il futuro. Ma sicuramente un ringraziamento per le attività che sono state fatte a chi mi ha preceduto, quindi il gruppo dei dirigenti ma anche i vecchi presidenti, quindi past presidente, che si sono adoperati per consentire oggi di avere quello che abbiamo, quindi una struttura invidiata da tutti, credo una delle più belle nella nostra regione, se non anche comunque anche oltre. Venerdì ci sarà l'inaugurazione ufficiale, la presenza di autorità, organizzeremo una bella festa in concomitanza anche col torneo pasquale, per oggi diciamo vogliamo battezzare il campo con questa amichevole, visto che ne avevamo la possibilità di farlo per il fermo dei campionati, e quindi lo iniziamo a testare immediatamente, anche perché i ragazzi scalpitavano e veniamo da un inverno in cui qualche problemino di organizzazione a livello di allenamenti per i più piccoli e non ci sono stati, quindi non vedevamo veramente l'ora di prenderne possesso. Siamo veramente orgogliosi. Quindi un ringraziamento a tutti, non ultimo l'amministrazione comunale che si è adoperata e con la stessa insomma è stato portato avanti questo progetto, e oggi è veramente una cosa impensabile, ma ci siamo, è vero, il tappeto è qua e quindi... Ebbene, complimenti al presidente Marsili, a tutta la società Gabice Gradara. Siamo in chiusura, ma volevo farti prima questa domanda. È bellissima la struttura, bellissimi gli impianti, però in questo momento mancano i risultati. Sì, è vero. Vedendo l'impianto del Gabice Gradara, dove gioca anche la prima squadra, poi con questo nuovo sintetico, io direi Gabice e Gradara un piccolo Coverciano, l'impianto è veramente fondamentale e questo bisogna dargli atto alla società. Ritornando alla squadra, probabilmente qualche errore gli hanno fatto. Io non voglio dire di chi è la colpa, del presidente, del direttore sportivo o dei dirigenti tutti insieme. È chiaro che l'anno scorso hanno fatto un campionato un po' sofferto, avevano preso un tecnico
Bravo, che dopo l'hanno esonerato e poi è venuto Angelini, che li ha salvati veramente facendo un grandissimo campionato. E il primo errore l'hanno fatto lì. Questo Angelini ha salvato la squadra. È vero che probabilmente, dice il proverbio, la roba buona costa, però alla fine è sempre un vantaggio, perché adesso il Gabizzi Gradara ha dovuto mandare via due allenatori. Se andiamo a pesare, probabilmente era meglio che tenevano Angelini. Chiaro che Angelini, il tecnico dell'anno scorso, aveva anche il preparatore atletico. Veramente costava una cifra, però Angelini era uno che secondo me sa fare il suo lavoro. Ritornando al Gabizzi, è chiaro che l'acquisto di questo allenatore, il primo allenatore Batterini. Barattini è stata una scelta secondo me un po' affrettata. Anche questo era un allenatore che sì, ha allenato il Mondolfo, poi è stato generato, è stato ripreso. Comunque era un anno o due che era fermo, secondo me, se non vado errato. È partito bene, perché il Gabizzi c'ha grandi giocatori. Ha fatto un gran giro d'andata. C'ha giocatori come Rossi, Muratori, Sabatini, Palazzi, Cantucci, Grazie, tutti giocatori che hanno fatto categoria superiore. Purtroppo il risultato è andato contro e il mister è stato onerato, Tito Barattini. È arrivato Terenzi, anche qui secondo me il secondo errore. Perché dico questo? Prendere un allenatore romagnolo con tutta la bravura che avrà, però loro non avevano bisogno di un allenatore romagnolo, loro avevano bisogno di un allenatore che conoscesse il campionato. Questi 2 anni che fermo, allenato il campionato sammarinese, mi vai a allenare nelle Marche, non conosci il girone, probabilmente conosceva i giocatori, però infatti ha subito 2 sconfitte da quando ho preso la squadra. Questi secondo me è un altro errore della società. Loro forse dove, va bene, con il primo allenatore avevano rotto, però prendere un allenatore secondo me che perlomeno un marchigiano, che ci sono tanti, che però conoscesse il campionato. Per questo un allenatore come Terenzi, che io reputo una bravissima persona, dove ha allenato il Misano, ha allenato il Riccione, ha fatto anche delle cose bellissime, però lui andando nel Gabizzi Gradara ha dovuto ricominciare tutto da capo, soprattutto non conoscendo il campionato. Forse secondo me la società e tutti i dirigenti probabilmente hanno preso questi 2 allenatori che secondo me non erano da Gabizzi. Perfetto. Grazie Renzo, siamo addirittura d'arrivo, grazie alla Valentina Violini, rimanete con noi, tutto su Rimini Calcio tra poco, grazie a Renzo Baldisselli che ritroveremo nella seconda parte. Buonasera a tutti. Un ringraziamento particolare all'ufficio stampa della Bis Misano, ma anche Jolly Tuttofare, Luca Signorini. Grazie a voi. E grazie nuovamente al mister del De Duca Ribelle, Davide Montanari. Grazie a voi, buonasera. Rimanete con noi, a tra poco con Sportano. Saluta